Brindellone a Firenze è il grande carro di fuoco protagonista dello spettacolo pirotecnico che si consuma ogni anno in Piazza Duomo nel giorno di Pasqua. Quello che viene usato ancora oggi risale al 1765, ma la tradizione è antichissima. Si narra che dopo la liberazione di Gerusalemme, al fiorentino Pazzino De Pazzi, che per primo espugnò le mura della Città Santa nel 1099, vennero donate 3 schegge del Santo Sepolcro. Lui le riportò a Firenze, dove ancora oggi sono custodite nella Chiesa dei Santi Apostoli. Da quelle schegge veniva consegnato ai fiorentini il fuoco benedetto per il loro focolare, una tradizione che confluì poi nella Pasqua. Occorreva creare un carro per custodire il fuoco sacro e così avvenne. Fu la famiglia dei Pazzi a godere del privilegio dell'accensione del sacro fuoco e dell'allestimento del carro, privilegio che perse dopo la famosa congiura nel 1478. Nel carro che conosciamo oggi, ai lati della torre pirotecnica, spiccano gli stendardi dei 4 quartieri di Firenze che si affrontano nel campo di Santa Croce durante il torneo del calcio storico: i bianchi, i rossi, i verdi e gli azzurri. In effetti, è proprio dal 24 giugno, festa di San Giovanni, patrono di Firenze, giorno in cui si svolge la finale del calcio storico, che deriva il nome Brindellone. Un carro il 24 giugno partiva dalla Torre della Zecca per fare il giro della città. Sopra un uomo impersonava il santo. Spesso però, reduce com'era da feste e banchetti, aveva un aspetto molto più umano che santo. Un brindellone, insomma, come si dice a Firenze, uno straccione. E brindelloni sono diventati tutti i carri delle feste fiorentine, compreso quello pasquale, che non trasporta nessuno, ma tant'è. Il carro di cui stiamo parlando è alto 11,6 metri e lungo 3,4, pesa 40 quintali ed è imbottito di 1600 mortaretti che consentono lo scoppio. Quando è a riposo si trova nel grande magazzino in via Il Prato 48, riconoscibile dall'enorme porta di legno. Il giorno di Pasqua il portone si apre e il brindellone viene trainato in Piazza Duomo da una coppia di buoi agghindati a festa, annunciato dal corteo storico di 150 tra fanti e sbandieratori. È lì, in Piazza Duomo, che avviene la magia. 150 metri di cavo vengono tesi a 7 metri di altezza per collegare il carro all'altare di Santa Maria del Fiore. Viene accesa la miccia. Una colomba fatta di gesso e cartapesta con un ramoscello di ulivo nel becco viene sparata, è il caso di dirlo, dall'altare verso il carro che scoppia al suo arrivo. Poi la colomba torna indietro. Se il viaggio si svolge senza intoppi, la città godrà di ogni prosperità, altrimenti, beh, diciamo che una delle volte in cui questo non è successo era il 1966, l'anno dell'alluvione.